Un saluto ai telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati a questa nuova puntata delle interviste di Le Fonti Legal. Oggi parliamo delle ultime novità normative che riguardano due argomenti caldi, due temi caldi che sono oggi all'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica, sia a livello nazionale che europeo. Mi riferisco all'ambiente e all'ecologia con il recentissimo decreto clima e a tutto ciò che riguarda il diritto amministrativo e gli appalti con il decreto sblocca cantieri. Per capire le novità e gli impatti di questi provvedimenti anche dal punto di vista legale, ho il piacere di avere in studio qua due esperti, appunto di diritto amministrativo e dell'energia, che sono l'avvocato Sergio Fidanzia, ben arrivato, Buonasera. Buonasera. e l'avvocato Angelo Gigliola, soci fondatori di Fidanzia Gigliola Studio Legale. Benvenuti entrambi. Grazie. Avvocato Fidanzia, inizio da lei. C'è molto fermento appunto nel comparto del diritto amministrativo in questo periodo, come ho anticipato, con questo appunto decreto sblocca cantieri, di cui poi parleremo in seguito. Ecco, dal suo osservatorio, dal vostro osservatorio, in quanto come studio appunto esperto di diritto amministrativo, come si sta evolvendo questa branca del diritto? Sì, grazie. Il rapporto tra le amministrazioni da un lato e le imprese e i privati dall'altro costituisce l'essenza del diritto amministrativo. È un diritto che si va evolvendo in nuovi settori, i settori di grande rilievo economico, come il mercato delle energie rinnovabili e in generale dell'ambiente, o il mercato dei giochi, o anche il partenariato pubblico-privato nei settori dei trasporti, nel settore della sanità o nel settore dello smart working. Accanto a questi nuovi settori, però, ci sono dei settori tradizionali come gli appalti, che lei giustamente citava, e il settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Si tratta di settori tradizionali che in questi ultimi anni hanno avuto un'evoluzione grazie alle pronunce dei giudici amministrativi. Il giudice amministrativo, quindi tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato, che svolgono un ruolo di supplenza spesso rispetto anche al legislatore, che pubblica delle leggi a volte non chiare e non lineari, ed ecco perché il giudice amministrativo svolge questa funzione di supplenza. E il nostro ordinamento, ricordiamo, non è un ordinamento di common law. Quindi non vige il principio del precedente vincolante. Ciononostante, il diritto giurisprudenziale è un diritto che va ad evolversi all'interno di questi settori tradizionali attraverso le pronunce dei giudici, che sono pronunce che riguardano non più soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto, ossia non guardano più soltanto alla forma dell'atto, ma tengono in considerazione anche il rapporto sostanziale controverso. Non può infine non ricordarsi il diritto dell'Unione Europea, che sempre più spesso va ad incidere negli ordinamenti nazionali. Ricordiamo che le pronunce della Corte Giustizia dell'Unione Europea sono andate sempre più spesso ad affermare alcuni principi che ormai sono principi cardine del nostro ordinamento nazionale, quale il principio di certezza del diritto, che riguarda non soltanto gli atti amministrativi, ma anche gli atti legislativi, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e il principio di affidamento tra i privati. Ecco, quindi diciamo un settore, come dicevo, insomma, su cui c'è molto ancora da discutere, ecco, anche un settore specialistico, insomma, voi vi occupate, insomma, a 360 gradi di questo e Sì, anche di clima. E esatto. come insomma, abbiamo detto in apertura, il 14 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale questo decreto clima, che è un po' quello che è il primo passo verso questo Green New Deal di cui parla l'attuale governo, quindi un po' per la promozione anche dell'ecologia e quant'altro. Quali sono le implicazioni e anche gli impatti di questo provvedimento? Sì, il decreto clima prevede investimenti per 450 milioni in misure dirette specialmente per le aree urbane e metropolitane. E il decreto si finanzia con i proventi delle aste per le quote di CO2, quindi i 450 milioni sono appunto coperti mediante queste aste, i proventi che derivano per le misure volte alla riduzione della CO2 nell'ambiente. Quindi è un vero e proprio decreto green. Quali sono le misure? In realtà ancora siamo a un primo passo.
Abbiamo anzitutto un bonus rottamazione per la rottamazione dei veicoli più inquinanti, che può essere utilizzato per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico locale, ovvero per l'acquisto di biciclette. Quindi per la prima volta abbiamo un bonus rottamazione da non utilizzare per acquisto di altri veicoli. Si stanziano poi circa 40 milioni per la realizzazione di corsie preferenziali, sempre chiaramente per i trasporti pubblici locali. Inoltre sono previsti 20 milioni per potenziare la rete di trasporto pubblico scolastico mediante acquisto di autobus ibridi, ovvero autobus elettrici. Inoltre sono stanziate ulteriori risorse per la riforestazione delle aree urbane, ossia di quelle aree particolarmente degradate delle città metropolitane o appunto delle aree metropolitane in genere. Inoltre si potenziano i poteri dei commissari che sono deputati alla lotta delle discariche abusive mediante implementazione dei ruoli e ulteriori poteri di carattere chiaramente amministrativo. Ovviamente, come dicevamo, siamo ancora al primo passo verso il cosiddetto Green New Deal, però bisogna dire che, almeno da quello che leggiamo dalle fonti di stampa e dai comunicati stampa del governo, che lo stesso disegno di legge di bilancio per il 2019 prevede risorse, sembra stanziare risorse per 55 miliardi da spendersi in 15 anni a favore appunto degli interventi per il cosiddetto Green New Deal. E ciò verrà attuato mediante la creazione di un fondo statale e partecipato dagli enti pubblici e quindi per finanziamenti pubblici, e poi mediante invece supporto agli investimenti privati mediante garanzie o con partecipazione da parte dello Stato. Ricordiamo infatti che la Commissione europea, la nuova Commissione europea, ha annunciato di voler investire e quindi lanciare un piano di investimenti di oltre 1.000 miliardi per raggiungimento della completa transizione energetica e per la cosiddetta economia a impatto zero sul clima per il 2050. Ricordiamo comunque che il nostro paese è in prima linea per le politiche di energia rinnovabile ed infatti siamo all'avanguardia sia per quanto riguarda i sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili sia appunto per le misure di riduzione degli sprechi energetici mediante ad esempio sistemi di incentivazione di interventi che sono volti all'efficientamento energetico. L'Italia infatti ha raggiunto in anticipo gli obiettivi fissati dall'Europa per il 2020 di politica energetica. Ora ci attendono le sfide del 2030 e appunto la sfida più grande che è quella del raggiungimento dell'impatto zero per il 2050. Chiaramente noi come professionisti del settore legale prevediamo che queste saranno importanti, un'importante parte del nostro business e per questo stiamo lavorando e lavoriamo per farci trovare pronti. Ecco, quindi i presupposti ci sono tutti, insomma, sulla carta, sì. Così anche, come diceva lei, i risultati, qualche risultato l'abbiamo raggiunto. Ora vediamo, insomma, se riusciamo poi a raggiungere, insomma, quelli che sono appunto, come diceva lei, gli obiettivi europei. Avvocato Fidanzia, ritornando invece all'altro decreto sblocca cantieri, che appunto invece risale a prima dell'estate. Ecco, questo appunto contiene una serie di norme invece che semplificano l'attività edilizia, andando proprio nello specifico. Quindi cos'è che prevede questo decreto e anche che riflessi avrà su questo mercato? Bene, occorre fare innanzitutto una premessa. La scorsa settimana è stata pubblicata un'interessante analisi effettuata dal Consiglio di Stato e dall'ANAC congiuntamente in materia di appalti pubblici. L'analisi conferma che nell'ultimo biennio 2017-2018 vi è stato un aumento del 50% del numero di gare bandite in materia di appalti. Contestualmente però vi è stata una riduzione pari al 50% del numero di contenziosi. Si tratta, il primo dato, di un dato ovviamente positivo. Il numero di gare bandite però riguarda quasi esclusivamente i contratti sotto soglia. Invece il fatto che il contenzioso sia andato a ridurre è un dato che io reputo negativo per questa ragione, perché gli appalti di rilevanti dimensioni sono sempre oggetto di impugnazione e il dato è rimasto costante. Quello che è andato a diminuire è invece il dato relativo alle medie e piccole imprese che non hanno più fatto ricorso davanti al TAR al Consiglio di Stato contro le aggiudicazioni relative agli appalti sotto soglia, quindi di importo inferiore, con una compressione quindi del diritto di difesa degli operatori.
Per cercare comunque di migliorare queste situazioni e soprattutto riavviare e continuare a bandire gare pubbliche anche negli appalti sotto soglia, è intervenuto e quindi il decreto sblocca cantieri, che ricordava giustamente, è stato approvato definitivamente a giugno di quest'anno. Il decreto sblocca cantieri contiene alcune misure di rilevante importanza. In particolar modo sono previste le figure dei commissari straordinari che saranno nominati a breve dal decreto del Ministero delle Infrastrutture. Si tratta di commissari che riguardano determinate opere pubbliche fondamentali per il nostro Paese, che avranno il compito di bandire le gare anche in deroga alle disposizioni nazionali, fermo rispetto sempre però delle normative europee e delle disposizioni antimafia. Inoltre, come seconda misura importante, posso ricordare il fatto che vi è l'anticipazione non più soltanto nell'ambito del 20% del valore del contratto nell'ambito dei lavori pubblici, ma anche nei contratti di servizi e di forniture. In terzo luogo, il tetto del subappalto è stato portato dal 30 al 40% con il decreto sblocca cantieri, anche se ricordiamo che al 26 settembre di quest'anno vi è stata un'importante pronuncia della Corte di Giustizia che ha affermato che anche il tetto del 40% comunque deve essere eliminato nel nostro ordinamento e quindi sarà subappaltabile fino al 100% del valore del contratto. Inoltre, altro elemento importante è che i comuni di piccole e medie dimensioni potranno continuare a bandire le opere pubbliche e le gare, diversamente dal passato dove era previsto soltanto le centrali di committenza a livello regionale. Altro elemento importante è che le linee guida dell'ANAC vincolanti avranno valore soltanto fino al momento in cui sarà pubblicato il nuovo regolamento che è in corso di redazione ad opera del Ministero delle Infrastrutture. E infine non posso che ricordare anche un altro elemento importante per le imprese, il fatto di riutilizzare i requisiti tecnici ed economici degli ultimi 15 anni rispetto agli requisiti che potevano essere utilizzati in passato degli ultimi 10 anni, ossia degli anni peggiori per il mercato delle opere pubbliche. Quindi ritengo che questo decreto possa continuare ad accelerare la pubblicazione di opere pubbliche e faccia bene per il nostro Paese. Bene. Avvocato Gigliola, abbiamo parlato di Europa, quindi anche l'Europa ovviamente dice la sua su questi temi. In particolare, insomma, anche l'energia è un settore molto regolamentato. Quali sono stati gli impatti della regolamentazione europea sui contenziosi di cui appunto anche parlava l'avvocato Fidanzia in materia di energie e di appalti? Sì, il nostro diritto oramai è in parte regolamentato anche dal diritto adottato in sede di Unione Europea. Le libertà fondamentali previste dal trattato hanno pari dignità costituzionale, così come i nostri diritti previsti in Costituzione. C'è da dire che la regolamentazione europea ha una particolare incisività nelle materie che hanno una grande rilevanza economica. Basti pensare ad esempio che per quanto riguarda l'energia, il legislatore comunitario detta quelle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi di politica energetica europea, così come le misure necessarie per la liberalizzazione del mercato elettrico, e chiaramente l'ordinamento, lo Stato e il Governo devono appunto attuare queste misure, recependole all'interno dell'ordinamento. E allo stesso luogo, per quanto riguarda invece il diritto e il public procurement, periodicamente oramai la Commissione e il Parlamento europeo adottano direttive in materia di contratti di lavori, di servizi e forniture. Anche qui, come ordinamento nazionale, siamo chiamati a recepirle. Il public procurement è fondamentale in ottica europea, in quanto chiaramente concorre alla formazione di un mercato unico, nel rispetto quindi delle regole di trasparenza e di concorrenza. E chiaramente questo cosa comporta? Che spesso ci possono essere dei conflitti fra la legislazione nazionale e quella comunitaria. Chiaramente il diritto nazionale non può contrastare col diritto europeo, pena la sua disapplicazione, ma a volte si pongono dei problemi di carattere interpretativo. Questi problemi sono risolti dalla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale è chiamata a deputare a risolvere appunto questi conflitti. Non si può accedere direttamente alla Corte di Giustizia, ma appunto si accede mediante una remissione che viene operata da un giudice di ultima istanza, che per noi amministrativisti è il Consiglio di Stato. Abbiamo assistito negli ultimi anni, e in specie dopo l'introduzione della legge Pinto, che ha previsto appunto una responsabilità risarcitoria in caso di mancato rinvio alla Corte europea
per appunto la Corte di Giustizia nel caso in cui appunto ci sono dei dubbi sulla normativa comunitaria, e abbiamo assistito a un incremento appunto dei casi di rinvio. Questo secondo me è un fatto positivo, perché chiaramente si concorre alla formazione di un diritto di carattere eurounitario e quindi si favorisce la certezza degli operatori del diritto e quindi l'affidamento anche che i privati ripongono e tutti gli operatori possono riporre su alcune norme. Chiaramente la Corte di Giustizia è chiamata a dirimere dei casi che hanno una rilevanza pratica notevole, anche a volte un impatto economico, un impatto di sistema. Voglio solo ricordare che per quanto riguarda la materia energetica, nell'ultimo anno la Corte di Giustizia ha dichiarato legittimo la riduzione delle tariffe incentivanti previste per il quarto e quinto conto, che appunto riduzione che era stata operata dal governo italiano, e quindi si è pronunciato su una questione che ha una grande rilevanza sia di sistema ma anche di carattere ovviamente economico, e a breve sarà chiamata a pronunciarsi sempre in materia energetica sulla compatibilità e la coesistenza dei regimi di esonero per appunto gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e per gli impianti di cogenerazione semplice. Quindi anche qui sarà una pronuncia di sistema che molti operatori stanno aspettando. Per quanto riguarda la materia degli appalti, anche qui nell'ultimo anno pronunce rilevantissime. Ad esempio, la Corte di Giustizia ha dichiarato legittimo l'affidamento a un operatore francese, Rattepé, della gara per il trasporto pubblico locale nella regione toscana. Parliamo di una gara da 4 miliardi di euro, in cui quindi alla fine la parola finale è stata data dalla Corte di Giustizia. Allo stesso modo è stato ritenuto legittimo l'affidamento a un unico operatore della concessione del gioco del lotto. Anche qui parliamo di una concessione che ha un valore di quasi 4 miliardi di euro, e non da ultimo la pronuncia in materia di subappalto che ha appena ricordato il collega. Ecco, bene. Io vi ringrazio, Avvocato Fidanzi, Avvocato Gigliola, per grazie. Essere stati con noi, per averci chiarito insomma un po' queste novità normative. Vediamo magari poi prossimamente quello a cui porteranno insomma tutte queste novità. Grazie. Ringrazio i nostri telespettatori e vi do appuntamento alle prossime interviste di Le Fonti Legal. Grazie.